Bizona, il passo delle campane in cadetteria, una rubrica di Natale Giusti. Per quanto riguarda la rubrica Bizona, anche questa settimana andiamo ad analizzare il comportamento delle due squadre campane, Salernitana ed Avellino. Diciamo subito che la gara Avellino-Bari, che era in programma ieri pomeriggio in posticipo al Partenio alle ore 15, è stata appunto rinviata a data da destinarsi per appunto la triste vicenda della morte di Davide Astori della Fiorentina. Quindi l'Avellino che praticamente non ha giocato ieri pomeriggio, mentre ha giocato sabato la Salernitana ad Ascoli, tra l'altro riportando una netta vittoria per 3-1, con in grande evidenza il centravanti ex Alessandria Bocalon, autore di una doppietta. La Salernitana alla fine ha battuto l'Ascoli di Serse Cosmi fuori casa appunto per 3-1 con la doppietta di Bocalon, come dicevamo, e gol di Casasola, un gol nel primo tempo, due nel secondo tempo. Il gol della bandiera è arrivato solo nel finale per l'Ascoli ad opera di Carpani al 49esimo, in pieno recupero del secondo tempo, quando però ormai la vittoria di Granata era già completamente archiviata. Una Salernitana che torna alla vittoria dopo 7 partite, praticamente. Ricordiamo, la Salernitana, la squadra di Colantuono, veniva da 4 pareggi e da 2 sconfitte, quella con il Parma e quella con il Venezia, che avevano aperto una sorta di crisi nell'ambiente granata di Salernitana. Una Salernitana che in questa gara però ha sfruttato tutte le occasioni che gli sono capitate, facilitata anche da alcune nefandezze della difesa scolana di Serse Cosmi. È arrivato questo 3-1 che riporta il sereno in casa salernitana. In classifica Avellino e Salernitana sono praticamente appaiate al 14° posto con 34 punti, a più 3 punti diciamo sulla zona play-out, quindi un 3 punti di diciamo cuscinetto su quella che è la zona pericolosa dei play-out, assolutamente da evitare sia per la Salernitana che per l'Avellino. E il prossimo turno prevede domenica 11 marzo alle ore 15 in posticipo, quindi proprio il derby tra Salernitana e Avellino, che speriamo che si giocherà allo stadio Areghi di Salerno domenica 11 marzo alle 15, e speriamo praticamente che questo derby sia soltanto una giornata di grande spot e che non si debbano, ecco, registrare delle brutte scene di violenza o altre cose, soprattutto una settimana dopo appunto la gravissima notizia della morte di Davide Astori della Fiorentina, di cui abbiamo parlato in precedenza. Comunque, il derby Salernitana-Avellino è proprio il piatto forte della prossima giornata di Serie B, domenica 11 marzo alle ore 15 allo stadio Arichi di Salerno.